Buonasera gentili ascoltatori, benvenuti a RST Informa per un aggiornamento qui dalla redazione. Sono le 22.59, tra pochi secondi scattano le 23. In studio sempre Massimo Bonella. Dunque parliamo di Rigopiano, ci sono degli indagati. Allora, vertici della regione, due ex presidenti della regione Abruzzo, Del Turco e Gianni Chiodi, e l'attuale governatore D'Alfonso sono indagati dalla procura di Pescara nell'inchiesta sulla tragedia dell'hotel Rigopiano travolto il 18 gennaio 2017 da una valanga che ha provocato 29 morti. Indagati anche i quattro assessori che negli ultimi 10 anni si sono susseguiti nella delega di protezione civile. Reati ipotizzati, crollo di costruzioni o altri disastri colposi, omicidio e lesioni colpose, abuso d'ufficio e falso ideologico, rimozione o omissione dolorosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Questa dunque è la notizia, questo è l'aggiornamento che abbiamo voluto fare. Ripetiamo, dunque, ci sono degli indagati sul caso Rigopiano, su quello che, come ricorderete, quella situazione, quella tragica situazione, insomma, quella valanga che ha travolto, che ha travolto appunto l'edificio con le persone all'interno. Era il 18 gennaio 2017, una valanga che ha provocato, lo ricordiamo ancora, 29 morti. Dunque, vi volevo segnalare anche due cose. La prima è questa: il nostro giornalino online, sciencenews.it, che potete sfogliarlo tranquillamente, come se fosse proprio in carta, col mouse, e potete così visionare delle informazioni molto importanti. La seconda cosa è che abbiamo constatato in questi ultimi tempi molte critiche, a volte anche offensive, su alcuni filmati che noi mettiamo sui canali YouTube, ma in modo particolare parlo per quanto riguarda la mia testata pianetaoggitv.net, che sottoscritto ci ha impiegato, non vi dico quanto tempo, per cercare di eliminarli il più possibile, quasi tutti, diciamo, forse qualche rimasuglio c'è rimasto. Non sono solamente critiche, ci sono delle frasi anche offensive. Ecco, io volevo invitare tutti questi signori che non hanno niente da fare durante il giorno, durante la notte, vanno lì a buttar fango addosso a trasmissioni realizzate da giornalisti, insomma, da persone che siamo giornalisti accreditati, insomma, ecco, di stare un po' attenti, perché siamo pronti a prendere dei provvedimenti che vi potrebbero costare caro, ma molto caro, perché non scherziamo noi. Dunque, giusto per avvisarvi. Allora, chiudiamo qui questo RST Informa. Ricordo ancora sciencenews.it, il giornalino, è sempre questa una delle solite, diciamo, belle idee, possiamo dire, solite, perché ovviamente lui ha sempre belle idee. Mi riferisco al nostro editore di RST Science, Rosario Moreno, appunto, e quindi abbiamo anche l'informazione telematiche con il giornalino online sciencenews.it. Anzi, a tale proposito, visto che abbiamo un minuto ancora a disposizione, vediamo se riusciamo, come al solito io, come dire, all'improvviso, quando lui meno se l'aspetta, no? Lo chiamo in causa, lo chiamo qui in diretta ai microfoni, dalla sua stupenda regia, che è Rosario Moreno. Allora, Rosario, come racconta un po' ai nostri ascoltatori come ti è venuta in mente questa idea di creare anche un giornalino online, un giornalino telematico? Ebbene, ciao Massimo, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Mi tiri sempre dentro, sempre per l'ultimo, sai, per i capelli, certe volte ti tiri dentro, ma scherzo. Un giornalino, forse volevo emulare Berlusconi, chi lo sa, no, scherzi a parte.
Semplicemente volevo completare il tipo di informazione che diamo, perché RST Science nasce come web TV, prima poi come web radio e poi come network con diciamo una serie di collegamenti con web radio e in questa fase anche con alcune radio in FM per quanto riguarda la rassegna stampa che facciamo tutti i giorni. E quindi volevo completare l'opera con un giornale, ovviamente non potendomi permettere un giornale cartaceo, perché insomma, è da folli, da pazzi, insomma, investire soldi che non si hanno in giornali cartacei in questo momento. E allora ho optato per quello che facciamo. Noi lavoriamo sempre e solo in internet e questo ci permette, insomma, quindi anche di creare questo giornalino, di pubblicarlo tutti i mesi, è un mensile. Ovviamente ricordo agli amici che RST Science in questo momento è visibile anche sulle Smart TV, basta cercarci sul canale YouTube e come RST Science o Radio Science, va bene lo stesso, e possono guardare le nostre dirette direttamente sul televisore di casa. Ovviamente parlo di Smart TV oppure quelli che hanno i decoder che si collegano a internet, perché il televisore deve essere collegato a internet. Consiglio agli amici di leggersi questo Science News, perché è molto interessante, in quanto si riprendono alcuni articoli d'Antimafia 2000, ovviamente si parla di libri con recensioni su qualche autore, eccetera, ovviamente. Poi c'è, ripeto, con l'Antimafia 2000, poi abbiamo addirittura una pagina dedicata alla musica. Poi abbiamo delle pillole di conoscenze di un certo Luca, insomma, di Radio Science. E ovviamente c'è un articolo molto, molto interessante di Giovanni Neolin questo mese che riguarda la moneta. Consiglio di leggerlo perché è veramente interessante. Ovviamente riprendiamo anche ciò che sono i comunicati stampa tifo di Animal Press con gli animalisti e quindi insomma andiamo avanti. Ovviamente essendo un mensile noi cerchiamo di raccogliere le informazioni quelle più recenti possibili perché viene pubblicata a fine mese e poi esce il primo del mese successivo. Quindi dal primo di giugno uscirà il numero di giugno. È già in preparazione, non dico nulla perché sto aspettando anche ancora alcuni articoli dai nostri amici. Vai Massimo. Benissimo, allora in conclusione possiamo dire radio, televisione, dirette streaming, ok? Ma non è finita qua, edizioni straordinarie, notiziari in ambito regionale, quindi notiziari locali. Dirette quando ci sono le emergenze, vedi per esempio gli attentati che sono stati negli anni scorsi, vedi il terremoto ad Ischia, eccetera. Ecco, Massimo, ti interrompo perché sul terremoto ad Ischia eravamo gli unici a parlare in diretta in quel momento da Ischia, eh? Sì, neanche le TV accreditate, insomma, quelle del digitale c'erano. E noi grazie poi a quell'allacciamento che abbiamo fatto con Teleischia siamo usciti per primi a dire come erano le condizioni di salute di quei poverini che sono rimasti mezzi sotto le macerie, non so se ti ricordi, ecco, poi la giornalista Teleischia ci ha dato per fortuna buone notizie, mentre gli altri stavano ancora cercando di capire cosa stava succedendo, quali erano le condizioni di quelli che sono rimasti sotto le macerie. Ecco, i nostri amici si devono abituare che non è che abbiamo un orario per andare in onda con questo tipo di informazioni, ma quando capitano, quando ci capitano informazioni molto importanti oppure avvenimenti importantissimi, noi entriamo subito in diretta, non aspettiamo un orario. Quindi per questo dico seguiteci costantemente perché siamo sempre sul pezzo.
Certo, esatto. Allora, io stavo pensando, se devo valutare quanto ci costa l'informazione al giorno, non so che cifra verrebbe fuori, eppure sappiate, cari ascoltatori, che noi tutto questo lo facciamo con i nostri soldi, senza chiedere a nessuno qualcosa, offerte o cose di questo genere, senza sponsorizzazioni, ognuno di noi ha il proprio lavoro, siamo dei freelance, facciamo questa cosa, come dire, per missione, perché ci crediamo, crediamo di far passare, ci crediamo su questo fermamente, cioè di far passare un messaggio per la tutela della vita, del pianeta, della società, quindi diamo spazio a tutte quelle persone che lavorano a favore della vita. Ecco, quindi tutto questo a gratis, ripeto, non chiediamo niente a nessuno. Noi con il nostro lavoro poi ci finanziamo anche la testata, la programmazione. Questo è quello che vi possiamo dire. Quindi abbiamo tutto l'interesse di far emergere le verità, le vere notizie, le notizie che sono proprio, diciamo, vere, senza tanti discorsi, senza tanto colore, no? Perché poi voi sapete che quando una testata è di destra o è di sinistra, ovviamente si tinge di quel colore. Noi, come dovrebbe essere, le testate dovrebbero essere assolutamente indipendenti da quella che è la politica, quindi fare pura informazione. Noi siamo nei nostri siti ben precisi, parlo in modo particolare per Pianeta Oggi TV, che non la trovate sui social network, lì praticamente vanno un po' tutti, è un po' come andare in piazza, ognuno dice la sua. No, noi abbiamo il nostro spazio, il nostro nome, e questa è informazione accreditata. Bene, detto questo, 23:10, direi di chiudere qui questo RST Informa. Vi ringrazio per averci seguito, grazie Rosario per la regia, naturalmente per la tua opinione che hai dato, sempre interessante, sempre pertinente al discorso. Grazie anche a Ugo Moreno. Ragazzi, buonanotte, gentili ascoltatori, buonanotte anche a voi. Notte.